Ok ragazzi, rieccoci qua con F1 2020, il nostro Mario Balotelli. Abbiamo fatto le qualifiche in Bahrain e purtroppo ragazzi abbiamo fatto schifo, come vedete, guarda là. 1,46, 1,46, un po' lentini, ma magari ci rifaremo in gara. Andiamo subito in gara, vediamo che minchia riusciamo a fare. Ho scelto la carriera breve, la F2 breve, stagione breve, 6 gare concentrate, quindi vediamo di non fare minchiate. Va bene? Devo cercare pure di parlare un po' di meno perché, raga, qua ci vuole una concentrazione. Vai! Mi alzare un po' il volume, se non sento niente. Benvenuti a Sakhir, al circuito internazionale del Bahrain, dove sta per iniziare. Va Ok, bene, dopo grazie, l'appassionante grazie. sessione Vediamo di un po' la ieri, griglia diamo di un'occhiata alla partenza. situazione. Antoine Hubert farà da apripista, andando a occupare la pole. Vabbè A che qua non scattare appena conosco a dietro Carlo nessuno, non so Mailhot. manco chi è sta Quindi, nel gente. resto della griglia, Boccolacci, Schumacher, Nobuharu Matsushita e De Solo a Vries, Schumacher conosco. Aitken, Ah, Conair, il King, ragazzo Giuliano Hubert Alesi, conosco. Calderon, Purtroppo lo Giotto, conosco per Louis Delegras l'incidente e perché Latifi, avevo Mazepin, visto la Zhou, Sech notizia. Camara e Sean Peccato, Delael, peccato, povero Raghunathan ragazzo. e Mariotti. E I Mariotti preparativi sono quasi ventesimo. ultimati, quindi Va scendiamo bene, in dai, pista. va bene, fa niente. Mo ci rifacciamo in pista. Vai, in gara ci rifacciamo. Vai, iniziamo L'ultima subito. fila non è la posizione migliore per iniziare una Vabbè, nuova però stagione, non mi. quindi cerca di migliorare nel corso Ma non della gara. mi. Non mi demoralizzare. Vabbè, ragazzi, vediamo. Facciamo finta di essere esperti qua di. Di sta roba. Di ste impostazioni. Va bene, io vedo. Io non lo so, mi sembra tutto a posto. Quindi andiamo. Ragazzi, siamo esperti, di sta roba. Assetto auto. Inizia gara subito, non perdiamo tempo, vai. Avete visto, raga? Parto pure con la. Faccio pure la partenza manuale, vai. Mamma mia. Mamma mia come corrono sti bastardi. Siamo un po' più sull'esterno. Si è fatto mattina, avete notato? Era notte in quali. Aspetta un attimo. Mamma mia come slitta, questo c'ha le gomme. Ah, c'ha le gomme fredde. Ragazzi, ricordo. Ah, madonna mia, che ma fa? King, questo c'ha la macchina come la mia, È una Trident. È una Trident. Mamma mia. Mamma mia. Ragazzi, è difficile con questo gioco, maledizione. No, non è come la mia la macchina di King. No, io non so manco com'è la mia ma. Ah! Non so neanche come la mia ma. Oh, però sto basta. Eh no, ragazzi, però. Bandiera già. Che cazzo sto in piscina qua. Sono di nuovo ultimo. Sto danneggiando l'alettone. No. Che schifo, cazzo. Mettiti in. Raga, un po' di flashback. Dai, non mi dite niente. La prima gara. Ma da qua mi fa partire. Da qua mi fa partire sto basta. Ma qua non si mantiene sta macchina. Fammi insinuare almeno al 19° posto. Vai. Spostati, spostati. Va Mario, va Mario, va Mario. Madonna, ho rotto l'aletto. Guarda là, mamma mia, che è Need for Speed. Ok, andiamo forte, E che cazzo, continuiamo no, così. sta macchina va da sola. Raga, calma, calma. Restate calmi, ragazzi, restate calmi. L'uomo Mario sta pure un po' emozionato. È la prima gara, giustamente. Che volete? Ci abbiamo davanti un cinese. Un cinesino, Zu. Mamma mia, non gira sta macchina. Vai, 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 ghiotto. Raga, però. Boh, ho impressioni positive su questa. Mamma Abbiamo mia, una strategia l'alettone ce l'ho alternativa a distrutto. Va, 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 disposizione cor, sul cor, 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 DMS. cor, 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 cor. Che vuole? Cambia strategia. No, non cambiare niente. Che cagata. Sposta al primo giro. Che si fa? Ok. Come conferma? No! Oh, ho fatto a nulla. Frena, 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 frena. Bruttissima sta curva, mamma mia. Ok, raga, siamo 16esimi, giusto? Cazzo, ho presa larga sta curva. Raga, vediamo almeno. Non lo so. Però io vorrei fare punti. Vorrei fare pure un punticino.
Ma qua ma non posso accelerare per niente. Appena accelero comincia a sbandare come un pazzo. Cazzo, ci sta il buco per te. Stiamo facendo un bel giro, a quanto pare. Accelera piano che qua subito. Mami, questo ma ci supera. La tipi, se mi fai uscire fuori strada, guarda, veramente. Va Mario, lo vedo carico a Mario, Si sono distaccati questi dietro. Ma lo so io che sto andando troppo veloce. O è quello che ha schiappato una botta. È uscito fuori strada, non lo so, ma che cosa è successo. Mamma mia, è difficile sta curva. Sembra facile a vederla, ma invece se non la prendi bene, all'apparenza sembra facile, ma non è niente facile. Vai Mario. Niente ragazzi, abbiamo l'alettone, l'ala sinistra un po' danneggiata. Piano. Mami, non vi accelerà per niente, il gelataio qua ce l'abbiamo a 2 secondi. GRS, mamma brucio questo. Atifi. Frena Mario. Mario, frena. E qua non stai a Milanello, non stai al Monza. Vai. Raga, qua sono 8 giri. Non stiamo nemmeno a metà. Va bene. Frena Mario, e qua già abbiamo l'ala. E quella c'ha l'ala un po' rotta, quindi non tanto gira la mano. Questa Trident slitta che è una bellezza. Ma non so se è normale sta cosa, se dipende dall'alettone, no? Ma slittare non dipende dall'alettone. Mamma mia, guarda là come slitta. Ragazzi, riusciamo a finire 16esimi, comunque è un gran risultato, eh. Una grande, questo mo qua. C'è il DRS qua. Zona DRS, questi, attenzione, qua ma bruciano. Raga, devo cercare di distaccare un po' la Tifi, così a meno che non... Cerchiamo almeno di non fargli usare il DRS, Non chiedo tanto. Non chiedo mica la luna. Allora, nonostante qualche errorino che abbiamo fatto, gelataio qua davanti non ha guadagnato tantissimo per gli errori che abbiamo fatto. Poteva guadagnare di più. E poi tra l'altro lui sta anche usando il DRS, perché è a meno di un secondo da Camara qua. Camara, cazzo si chiama, chi è sta gente, raga? Non conosco nessuno. Vabbè, andiamo. Ok, distanza dal compagno di scuderia 6,6 secondi. Sei ma davanti o dietro? Ma penso davanti però. Vabbè, qua c'hanno tutti lo stesso motore, le mani. Montano tutte lo stesso motore, l'F2, quindi comunque sia. Non ci possiamo lamentare del motore. Siamo tutti alla pari. Questa è una bella cosa, dobbiamo solo rifarci un po'. Dobbiamo solo avanzare un po' di posizione, ma qua. Non è che la vedo tanto facile la situazione. Giusto perché Mario è appena approdato, non è il suo mondo, è un mondo nuovo per lui comunque. No! Flashback. Assolutamente flashback. Allora, dov'era? Vabbè, sì, iniziamo da qua. Frena. Queste curve sono tremende, vale? Tradiscono. Oh, 2 secondi da gelataio. Oh, gira! Mado! Cioè, vedi un po'. Non si mantiene. Ma che cazzo c'ha sta macchina? Che problema hai? Iniziano a consumare pure le gomme, quindi. 20%, vabbè. Ancora buone, però. Ma sta pure a T. Hai Gelael davanti. Distacco dall'auto davanti. 2,4 secondi. Monta gomme medie e nuove. Le sue gomme sono state montate 3 giri fa. L'ultimo giro è stato 3 giri fa. Che andate? 7,7. Che senso? Stiamo perdendo circa 4 decimi a giro. Va bene.
Vediamo, raga, vediamo se riusciamo a... Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Condizioni veicolo. La anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché non la ripariamo. Non peggioriamo la situazione. Che riparare? Che dobbiamo riparare, ingegnere? Continua a mantenerle così. E qua 8 giri, so. Non è che ci possiamo mettere a... Non è che ci possiamo mettere a riparare le gomme. Se ci mettiamo a fare il pit stop qua... Che pit stop vuoi fare? Va bene, dai, questo qua ho visto che è gelata, io ho perso un po' su quello davanti, quindi non può usare il DRS teoricamente, ma dai, non gira però, non può usare il DRS, quindi dovremmo avvicinarci ancora un po'. Sempre se sta cazzo di macchina, mannaggia, l'alettone della madonna, va, 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 quello è l'alettone della mamma di chi te stramurta, aspetta. Flashback. Ah, vedi, non poca la mano. Qua mi sono girato, Va bene, dai. Ma vedi, non può. Frena! Ma che manco i freni funzionano più a sta macchina. Sì, ma ha superato pure quello. Ma abbiamo perso tutto. Abbiamo perso tutto. Gira e frena. Non funziona più niente qua, né il freno, né la, il volante, né niente. Le gomme pure non funzionano più. Guarda là, la lettone come sta combinato. Vabbè raga, comunque sì, siamo partiti ventesimi, siamo partiti ventesimi. Stiamo andando pure troppo bene, secondo me. Consideriamo pure l'emozione della prima gara. Consideriamo il fatto che Mario qua è un novellino praticamente. Non ce lo dimentichiamo. Distacco sempre quello, è più o meno, comunque. Da Gelal. Cazzo di nomi difficili. Vai, vediamo un po'. Stato delle gomme. Nessun problema alle gomme da riportare, concentrati sulla gara. Non ti incazzare, però, Sono nervosissimo, giovanotto. Vabbè, raga, io lancio il cuore oltre l'ostacolo e cerco di andare a prendermi la 15ª posizione. Ci provo, ragazzi. Ci provo. 2 secondi di distacco da Gelaneo. Andiamo a fare una gara. Andiamo a fare un giro pulito. Pulito. Pulito è un barolone, aspetta. Va, va, accelera. Va Balotelli. Va Balotelli, vai. Oh, ci siamo avvicinati tantissimo. Siamo quasi in zona. Oh, frena. No. Flashback, calma. Non è successo niente, ragazzi. Manteniamo la calma, non è successo niente. L'unica cosa è che qua dobbiamo frenare. Dobbiamo frenare perché non è cosa. Non, amico, l'ho presa bene. Va. UDRS. C'ho il DRS, posso usare il DRS? Perché non mi fa usare il DRS? Non me l'ha fatto usare il DRS. Ma vedi un po' la madonna, non mi ha fatto usare il DRS. Va, sì, dove cazzo sto andando qua? Mizza i campani. Va, gelato. Raga, l'abbiamo preso, raga. Ma a meno che non facciamo qualche cazzata. A meno che non faccio qualche cazzata, più che altro. Mamma mia, va. Vai che ti brucio. Raga, l'abbiamo presa. La 15ª posizione è nostra. Va. Camara non è lontano, raga. Lo fai sembrare facile. Lo so. Giro più veloce. Cazzo, sono emozionato come un bambino di merda, coglione. Va, no, non ti emozionare, Mario, non ti emozionare che qua... Qua ci manda una cosa, Mario. No, vabbè, flashback. Quanti flashback ho usato? Raga, ma lo devo usare per forza, dai, come cazzo devo fare? Guarda là. Qua si slitta proprio che è una bellezza. Quelle gomme penso che... infatti iniziano comunque a...
a essere abbastanza usurate, come si dice, in gergo tecnico. Va. Stiamo recuperando pure su quest'altro, Comunque, il fatto che le macchine abbiano tutte lo stesso motore fa ben sperare sul fatto che siamo veloci, siamo bravi, siamo abili, perché comunque sia stiamo Madonna mia, sta curva! Però quella curva è bastarda. Bastardissima sta curva. Guardala che bastarda di curva, guarda. La devi fare piano piano, ti dà l'illusione di poterla fare veloce, però poi invece no. Invece poi te lo mette nel culo, perché poi inizia a slittare. Va, ma qua non è la zona di RR. Vabbè che ce l'ho più di un secondo. Va bene, dai. Comunque, comunque questi sono tutti vicini, quindi se riusciamo a chiappare a Camara qua, se riusciamo a chiappare a uno, ce li abbiamo tutti quanti in mano. Prendiamo la stretta, prendiamo la stretta, prendiamo la stretta, le strategie di Mario, vediamo se funzionano. Va, va, stiamo facendo un altro giro veloce comunque. Primo settore è ottimo, viola, l'abbiamo fatto lilla. Quando là si accende lilla vuol dire che sei proprio bravo. Vuol dire che sei proprio bravo, Mario. Va, va, fu, DRS, va, DRS. DRS attivo. Ma pure lui davanti ce l'ha, vero? Pure lui davanti lo sta usando, quindi non ci casiamo troppo. Guardalo. Piano, piano, no. Tol lead, nanama, King. Allio, com'è penali... No, dire... No, flashback, ragazzi. Non posso buttare a vento una gara così. Che cazzo. Ma i flashback sono illimitati. Non mi capito. Non c'è il limite. Non perdiamoli. Vai, DRS, va. Ma davo tu DRS, va. Dicevo, il problema è che ce l'ha pure sto bastardo davanti, DRS. Quindi, insomma... Va, attenzione. Va, che le abbiamo presi. Madonna mia. Nelle curve noi guadagniamo tantissimo. E siamo velocissimi. Guarda là che staccate. Mamma mia, guarda là, guarda. Piano. Già abbiamo l'alettone. Già è quello che è l'alettone. Prendiamo un po' di scia, vai, su Camara. Vanno pianissimo questi, Buona. Va, DRS a manetta, va, go big ma king, va. Ma ragazzi, se riusciamo ad arrivare ai decimi, però la vedo dura, l'ultimo giro, mo. Però stanno qua comunque, non è che... Non è così difficile. Va, no, piano. Oh, però ti hai spostato, king. Io qua c'ho da fare. Non è che posso stare presso a te. Madonna, che cos'è? L'ultima curva? Tredicesimo. Uberti intanto è andato a vincere. Va, no, è finita. Finita. Va bene, okay, comunque va bene. Nell'incidente sono state Vabbè, raga, abbiamo finito tredicesimi. La gara, ci vediamo nel parco chiuso. Va bene, vediamo un po' soltanto se qualcuno ha avuto qualche penalità, quindi... Come per magia, pilota del giorno Mario. Mamma mia. Ragazzi, veramente mi è piaciuta sta gara, veramente. Veramente bella. Nonostante qualche esitazione, vediamo chi ha vinto. Hubert, mi sembra, Hubert ha vinto, sì. Vediamo un po' la classifica. Se tutto bello, tutto buono. Ed è il momento della premiazione. L'Arden è una squadra che offre Hubert ai giovani piloti di talento la possibilità di correre e vincere. Quindi la vittoria è doppiamente meritata. Dai. Vediamo un po' che cosa abbiamo fatto. Sti caricamento però. Vai. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla nostro classifica. Il nostro compagno di scuderia ha finito ottavo, Alesi. Il vantaggio in vetta alla classifica. Passiamo al pilota del giorno, quindi. Davide Valsecchi. Peccato, ce la potevamo fare, però. La partenza è andata un po' a schifo. Poi vabbè, siamo partiti anche ventesimi, raga. Senza perdere velocità.
Ed è un tu immaginati, abbiamo guadagnato 7 posizioni. Immagina se partiamo tipo decimi. Ma andavamo a vincere quasi, quasi quasi. Dopo questa gara vincente, va sarebbe bene, da pazzi, ragazzi, perdersi il prossimo appuntamento. Non abbiamo fatto punti, però come prima gara, guarda, sono contento di più. Va bene. Io direi che ci possiamo salutare qua. Ditemi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa carriera, di questo Mario. Prossimo GP in Austria. Prossimo GP in Austria. Va bene, fatemi sapere cosa ne pensate, qualche consiglio, visto che comunque non sono esperto né di assetti né di niente in questo gioco, niente. So giocare un po' così, quello che sono riuscito a capire in un paio di settimane. Qualcosa sono andato a vedere anche su internet. Qualche consiglio, qualche cosa, però voi fatemi sapere perché sicuramente molti di voi ne sapranno più di me. Circuito Spielberg. E niente ragazzi, ci vediamo allora al circuito Spielberg. Noi siamo già qua. Siamo già pronti, siamo già carichi. Ecco gli ingegneri della Trident. Sì, bravo, bravo ingegnere. Niente, ci vediamo alla prossima ragazzi. Ciao, un bacio. Ciao.